Pace e bene, carissimi figli spirituali di Padre Pio. In queste lettere c'è tutta la vostra fiducia nel Padre Buono, nello stigmatizzato del Gargano. Voi avete confidenza in Padre Pio. Voi sapete che Padre Pio si offre a voi come intercessore e noi a lui ci rivolgiamo. Ed eccoci queste lettere, tutti chiedono. Speriamo che Padre Pio accontenti tutti. Anzi, noi non è che speriamo, noi crediamo fermamente che Padre Pio, in un modo o in un altro, ce ne accorgiamo o non ce ne accorgiamo, Padre Pio interviene, Padre Pio protegge, Padre Pio non lascia cadere in vano queste richieste. Pace e bene. Caro Padre Pio, chiedo cortesemente preghiere per mio fratello Danilo. È un vostro benefattore. Ha lasciato un lascito. È in ospedale. Gli è stata amputata una gamba. E oggi è sopraggiunta una ischemia intestinale. La situazione è proprio complessa e grave. Grazie di cuore, Padre Pio. Confidiamo nel Signore e nell'intercessione del nostro grande Santo. Questa signora Loretta che prega per il fratello Danilo. Fratello Danilo, un cuore generoso, che ha avuto un'eredità e l'ha data a Padre Pio. Adesso si trova ad aver subito l'operazione ad una gamba. Gli è stata tagliata la gamba, con tante conseguenze. Auguriamo che l'operazione riesca bene. Auguriamo che Padre Pio frattanto gli dia tanta forza e tanta sopportazione. Caro Padre Pio, mi chiamo Nadia, ho 52 anni. Da anni soffro moralmente e fisicamente. Il dolore fisico mi impedisce di essere sorridente e positiva, come sono sempre stata. Le forze per reagire sono ormai deboli, eppure cerco di accettare la volontà di lassù e continuo a pregare. Il mio dolore è per la sofferenza che sto causando a mio marito e a mio figlio. Aiutami a trovare pace. Aiutami ad alleviare il mio dolore al corpo, la mia angoscia per tutte le spese mediche che mio marito sta cercando di affrontare per me. Ho un peso sul cuore nel non poter essere di aiuto, ma ti ringrazio per la fede che nutro e nella speranza della tua infinita bontà. Accetto la tua volontà e proteggi mio figlio e mio marito da ogni male. La signora che soffre e soffre nel vedere le tante spese che il marito e il figlio fanno per lei, per farla stare meglio. Vede tutta questa attenzione, vede tutta questa tenerezza e piange sopra questa tenerezza, causate dai suoi mali. Ma è così che si ama, è così come fa proprio questo marito, così come fa questo figlio. Allora la signora non deve scoraggiarsi. La gioia che provava prima, la sua allegria, la sua espansività, deve continuare. Così sarà, diventerà lei la forza del marito, la forza del figlio. È un aiuto reciproco che in famiglia ci si scambia. Preghiamo Padre Pio che ascolti la signora, ascolti il marito, ascolti il figlio. Caro Padre Pio, aiuta i miei figli,
tu sai i loro bisogni. Sono tormentati da situazioni avverse, lavoro, legalità. Aiutali. È un momento difficile nella famiglia dei figli di questo signore Francesco. E questo signore prega, prega perché Padre Pio intervenga, metta chiarezza negli affari. I figli soffrono, i figli temono le conseguenze di tante loro scelte e quindi è una situazione abbastanza pericolosa che toglie certamente tranquillità e serenità alla famiglia. Noi auguriamo che Padre Pio stia loro vicino. Caro Padre Pio, chiedo con tutto il cuore una grazia per mio marito Michele, che sta lottando contro un brutto tumore e deve affrontare di nuovo la chemioterapia. Dagli la forza e il coraggio spirituale per sconfiggere questo male. Dai la forza anche a me, che sono la moglie. Dona la forza anche ai nostri figli. Una moglie, una mamma che prega per il marito ammalato di tumore e per i figli. Chiede la forza dello spirito, la forza per non crollare, la forza per sostenersi sulla roccia che è la fede, la forza che soltanto da Dio può venire. Ed è questo che la signora devota chiede a Padre Pio, questa forza spirituale. Padre Pio non gliela deve far mancare. Padre Pio certamente porrà tutta l'efficacia della sua intercessione per venire incontro alle necessità di questa famiglia. Caro Padre Pio, voglio affidarti mia figlia in difficoltà nella famiglia, già separata, ha problemi relazionali anche con il figlio. Ti prego di illuminare la sua mente e di aiutarla ad aprire il suo cuore a Gesù, facendo un bagno di umiltà come lui stesso ci ha insegnato. E anche oggi, cavalcando un asinello, non un puro sangue, chiedo anche per me, per tua intercessione, un'abbondante dose di Spirito Santo, perché sappia tacere di fronte alle sue provocazioni. Grazie per quanto vorrai fare per noi. Continuerò a pregare finché non mi vedrò esaudita. Difficoltà in famiglia. Separazione in atto e dello sfascio della famiglia. È proprio precisamente ciò che Dio non vuole. Oltretutto si aggiunge anche incomprensione tra mamma e figli. Figli che non seguono più le direttive della mamma, che vorrebbe mantenere in certo qual modo l'unità di quello che resta della sua famiglia. Dai, Padre Pio, dai tanta forza a questa signora. Caro Padre Pio, sono una donna spaventosamente sola, che desidera formarsi una famiglia cristiana. Aiutami a trovare una brava persona. Ogni giorno ascolto la Santa Messa e recito il rosario per i fratelli sofferenti. Prego per la pace. Aiuta tutti i tuoi figli
e concedi a tutti le grazie di cui hanno bisogno. Dacci la tua protezione. Grazie, Padre Pio, confido in te. Questa signora desidera formarsi una famiglia. È un desiderio grande, è un desiderio naturale. Speriamo che abbia davvero la vocazione alla vita matrimoniale e che il Signore, per intercessione di Padre Pio, la possa accontentare. Padre Pio, ascolta i tuoi figli che si rivolgono a te. Padre Pio, dai a tutti il conforto della tua benedizione. Padre Pio, dai a tutti la sicurezza che tu li segui dal tuo paradiso di gloria. Padre Pio, facci credere sempre nella tua bontà verso tutti i tuoi figli spirituali. Padre Pio, oggi e sempre prega per noi.